Benvenuti alla nostra consueta pagina informativa. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, si rivolge con una lettera ai presidenti delle territoriali di Confindustria e a tutti gli associati, in cui fa il punto sull'emergenza economica e sociale e delinea le priorità e le proposte di Confindustria al governo e all'Europa. Leggiamo nella lettera: stiamo agendo a supporto del nostro sistema industriale, confrontandoci in modo responsabile con le istituzioni affinché siano assunti tutti i necessari provvedimenti volti a contenere il contagio e a superare l'emergenza sanitaria, ma anche per affrontare quella economica. Priorità massima di questo momento, continua il presidente Boccia, la liquidità per le imprese, per mantenere in vita il nostro sistema economico e prepararsi alla reazione, trasformando le preoccupazioni nostre e dei nostri lavoratori nella necessità di non mollare, nel gusto della sfida, nella voglia di reagire. La tenuta del sistema economico e delle filiere dipende però anche da noi, dalla nostra etica, della responsabilità e dai nostri comportamenti. Per questo faccio un appello a tutte le nostre imprese e lo faccio riportando una frase di Stefano Scaglia, il nostro presidente di Confindustria Bergamo, un territorio tra i più colpiti in questo momento, che ha dichiarato ieri: ogni impresa, indipendentemente dalla sua dimensione o settore merceologico o categoria, è funzionale alla sopravvivenza del nostro tessuto produttivo. Mantenere gli impegni presi nei pagamenti, salvo gravi e comprovate difficoltà, è la decisione che garantisce continuità a tutto il nostro sistema. Adesso è il momento della responsabilità sociale. Possiamo e vogliamo essere il centro e i promotori della nuova rinascita. L'ABI e le parti sociali hanno sottoscritto un'intesa per consentire ai lavoratori di ricevere un'anticipazione dalla banca del trattamento di integrazione salariale, qualora siano dipendenti di un'azienda che li ha sospesi a 0 ore dal lavoro e sia stato chiesto il pagamento diretto dell'INPS. L'iniziativa permetterà ai lavoratori di ricevere un'indennità forfettaria massima di 1.400 euro di ammortizzatore sociale per 9 settimane senza attendere i tempi autorizzativi dell'INPS. Per l'accordo ABI Parti Sociali potete consultare la circolare che è pubblicata sul nostro sito. E ora parliamo di trasporti. La Spagna vieta il trasporto merci su strada, ad eccezione dei trasporti rientranti nei servizi essenziali, come definiti nell'allegato al decreto legge reale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Spagnola del 29 marzo scorso. In particolare rientrano tra i trasporti ammessi quelli di medicinali, rifiuti, carburanti, deperibili. I trasporti in corso al momento della pubblicazione del decreto stesso possono essere portati a termine, incluso il viaggio di ritorno del mezzo. Con lo stesso decreto vengono di fatto sospese le attività che non rientrano nell'allegato. Consigliamo pertanto a tutte le nostre imprese associate di verificare le forniture in corso con i propri partner spagnoli. Trovate il provvedimento, che ha efficacia da ieri 30 marzo fino al 9 aprile, sul sito di Confindustria Cuneo. Le misure prese per fronteggiare la pandemia di coronavirus stanno mettendo in ginocchio anche il settore dell'aviazione e il colosso del low cost EasyJet ha messo a terra l'intera flotta. Per venire incontro alle esigenze delle compagnie aeree, per evitare i cosiddetti voli fantasma con conseguente emissione di CO2, l'Unione Europea sospenderà fino al 24 ottobre di quest'anno i requisiti in materia di bande orarie aeroportuali di decollo e atterraggio che attualmente obbligano le compagnie ad utilizzarne almeno l'80% per poterle mantenere anche l'anno successivo. In questa situazione, quando riprenderanno i voli, le compagnie potrebbero agire quindi in maniera importante, riducendo i voli sulle tratte con minor frequenza di passeggeri. Il Ministero dell'Interno ha fornito le prime disposizioni operative sull'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle forze di polizia e dalle polizie locali a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge del 25 marzo 2020. Il Ministero chiarisce che, a norma dell'articolo 4 del decreto legge, tutti i comportamenti che costituiscono violazione delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 sono puniti con sanzioni
decisioni amministrative. Pertanto, a far data dal 26 marzo scorso, non potranno più essere applicate le pene previste dall'articolo 650 del Codice Penale. Inoltre, vengono chiariti alcuni aspetti riguardanti l'applicazione delle sanzioni. Quando la violazione delle misure di contenimento è commessa senza l'utilizzo di un veicolo, la sanzione pecuniaria prevista ammette il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma pari a 400 euro. Si applicano altresì le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30%, come previsto dall'articolo 202 del Codice della Strada, se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. La somma da pagare quindi in forma agevolata è di 280 euro. Quando la violazione delle misure di contenimento è effettuata con l'utilizzo di veicoli, è prevista una maggiorazione della sanzione aumentata fino a un terzo, che si applica sia nel caso in cui la persona responsabile dell'illecito sia il conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello stesso. In ragione di questa disposizione, la sanzione pecuniaria prevista va da 533,33 euro a 4.000 euro. Anche in questa ipotesi trovano applicazione le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. La somma da pagare in forma agevolata è perciò di 373,34 euro. E ora l'intervento di oggi. Ospitiamo Franco Biraghi, presidente della Commissione Agroalimentare di Confindustria Piemonte, che prende posizione e delinea una proposta per salvaguardare la filiera dell'economia agroalimentare, chiedendo un autorevole parere a Beppe Ghisolfi, vicepresidente del Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio. Ad essere chiusi non sono solo bar e ristoranti, ma sono ferme o si fermeranno a breve quasi tutte le attività produttive, grandi e piccole. E poi quante di loro saranno in grado di riaprire quando sarà finita l'emergenza coronavirus? Voglio dare un'idea, suggerimento a chi ci governa e a tutti i politici del territorio, ed anche a chiedere un aiuto ed un consiglio all'amico Beppe Ghisolfi, persona esperta e stimata nel mondo bancario e finanziario, per sapere cosa ne pensa della mia proposta. La proposta. Dimentichiamo le mancette. Non servono i 100 euro per un mese e neppure i 600 euro per pagare la babysitter. Quello che serve è garantire i pagamenti delle fatture, degli stipendi, della cassa integrazione e delle pensioni. La prima cosa da fare, semplice e veloce, è quella di creare un fondo di garanzia per le banche disposte a fattorizzare pro soluto tutte le fatture degli ultimi 6-8 mesi ancora da saldare. Questo provvedimento, unito a un allargamento dei fidi, interromperebbe la catena delle insolvenze, dell'esplosione della cassa integrazione ed eviterebbe di conseguenza anche l'insolvenza delle banche. Concordo con la proposta fatta da Franco Biraghi. Il Presidente ha avuto un'idea intelligente. Occorre un fondo di garanzia dello Stato per nuovi finanziamenti alle imprese, alle famiglie e a coloro che lavorano. Diversamente la situazione potrebbe farsi gravissima nei prossimi mesi e dovremmo vedere un numero enorme di aziende piccole, medie e anche grandi che non riaprono i battenti, con un danno che sarebbe gravissimo. Addirittura io mi spingo oltre, io condivido le proposte del presidente Trump che parla di aiuti a fondo perduto alle imprese, non prestiti. Questa è la politica che occorre fare nei tempi di guerra. Oggi non siamo sicuramente in una situazione normale, è per questo che le proposte di Franco Biraghi sono accettabili, condivisibili e devono essere portate avanti dallo Stato. Grazie a Franco Biraghi e grazie a Beppe Ghisolfi, che speriamo ovviamente di poter ospitare nel nostro telegiornale il prima possibile anche di persona.
E ora ancora una notizia, perché domani ci sarà il webinar organizzato da Confindustria Cuneo per parlare di ammortizzatori sociali per le imprese, quali sono e come richiederli. Confindustria Cuneo inaugura con questo una serie di focus tecnici online che, come ci spiegano appunto i funzionari, permetteranno di essere vicini alle aziende e di mettere a servizio le competenze stesse. Nel webinar di domani verranno illustrati gli ammortizzatori sociali a favore delle imprese che sono costrette a ridurre o a sospendere le proprie attività in questo periodo di emergenza. Offrire una panoramica delle misure disponibili saranno Giacomo Bordone, responsabile dell'area lavoro, previdenza e formazione, e Carlo Baudena, responsabile del servizio relazioni industriali dell'area lavoro e welfare. Il webinar si svolge dalle ore 15 alle ore 16:30. Lo ricordiamo, per le adesioni potete collegarvi al sito csi.uicuneo.it. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito.